Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Vogogna nella provincia di Verbano Cusio Ossola, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 226 metri sul livello del mare e conta più di 1700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Vogogna! E diamo inizio alla nostra passeggiata a Vogogna all'interno del castello. Sono i simboli, il castello e il mascherone. E con noi c'è il sindaco Marco Stefanetta. Sindaco, allora ci presenti il comune di Vogogna. Il comune di Vogogna è un piccolo borgo storico di origine medievale che è situato a metà della Valle dell'Ossola, nella parte bassa della Valle dell'Ossola, e si trova per la propria posizione geografica, una posizione geografica estremamente strategica, perché è esattamente a metà tra i laghi, quindi il lago di Verbania, il lago Maggiore e le vallate ossolane con il Monte Rosa, che è il monte ovviamente più tipico delle nostre zone. Per cui questa posizione negli anni è stata una posizione strategica anche da un punto di vista difensivo ed è il motivo per il quale il comune di Vogogna è un comune storico di origine medievale che vede la fortificazione del castello come l'esempio emblematico della storia del nostro comune, ma anche tutto il centro storico che è perfettamente conservato e che ancora oggi, quando ci si cammina per le vie, si sembra di ritornare indietro di 500-600 anni. È un comune che ha diverse caratteristiche sul proprio territorio da un punto di vista sia architettonico che delle bellezze naturalistiche che si possono incontrare, tanto è vero che è la sede del Parco Nazionale della Val Grande, che è un parco nazionale, è il parco che ha l'area wilderness, per cui selvaggia, più grande d'Italia e quindi è oggetto anche di quel tipo di turismo. Ed è un borgo che è molto caratteristico anche da un punto di vista proprio architettonico della tipologia costruttiva di questo borgo. Tanto è vero che tutto il centro storico è ancora collacciottolato, è un centro storico le cui case di origine seicentesca sono tutte con la copertura in pietra e con una pietra tipica del territorio, che è una beola molto particolare che si trova unicamente su questo territorio, quindi è un borgo storico di cui noi andiamo veramente molto orgogliosi. Poi sono molto interessanti anche le frazioni. Assolutamente, è un borgo che si è sviluppato in centinaia di anni, che ha visto anche un ruolo dal punto di vista storico molto importante, tanto è vero che è stato per 5 secoli, dalla metà del 1300 dopo l'alluvione di Pietrasanta fino all'inizio del 1800, è stata la capitale dell'Ossola Inferiore, era l'avamposto delle signorie di Milano che nel corso dei secoli hanno governato questo territorio. Su questo c'è stato anche un dualismo ovviamente con la città di Domodossola, di cui noi siamo eredi da un punto di vista delle manifestazioni storiche che abbiamo anche sul nostro territorio. Sicuramente le frazioni sono uno dei patrimoni di questo comune, ci sono frazioni assolutamente tipiche e uniche nel loro genere, quale per esempio quella di Genestredo, che è un antico borgo, anche questo perfettamente conservato, molto vivo perché ha un'associazione, l'Associazione San Martino, che da tanti anni si fa carico di tenerlo vivo e di valorizzare le peculiarità di questo antico borgo. Ma c'è anche la frazione di Prata, che è una frazione adiacente con il fiume Toce, che è il fiume che corre a fianco del comune di Vogogna, che poi sbocca sul lago Maggiore.
comune, possiamo dire in pianura, perché siamo a 226 metri sul livello del mare, però circondato da alte montagne. Esatto, tanto è vero che proprio questa posizione geografica nella storia del comune di Vogogna e tutt'oggi ha avuto una rilevanza strategica incredibile, perché Vogogna era il diretto passaggio, e lo manifestano anche una lapide romana del 196 d.C. che attesta per la prima volta il passaggio della strada romana sul nostro territorio, perché era un punto di collegamento diretto con la Svizzera e quindi con il Passo del Sempione. Che cosa mostra il gonfalone di Vogogna? Il gonfalone di Vogogna ha una bellissima iscrizione, che è il motto di Vogogna, di cui noi andiamo molto fieri, che è un'iscrizione latina che dice "Tundendo vis frangitur omnis", che vuol dire "battendo con forza tutto si può rompere", che è un po' il senso della caparbietà dei vogognesi e di questa voglia di essere sempre all'altezza del ruolo storico che hanno vissuto i nostri antenati, che noi cerchiamo di portare avanti nel modo migliore possibile. E allora mi resta l'ultima domanda. Chiudiamo con l'invito. Io invito tutti a venire nel nostro bellissimo borgo per vedere, come dicevo prima, un borgo vivo, un borgo che è ricco di eventi, un borgo che dà la possibilità di unire la natura, le bellezze storiche e la storia di un paese che è stato al centro delle vicende di questo territorio e che è un unicum a livello nazionale, che proprio per questo merita di essere visitato. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Vogogna. E adesso con Don Paolo Pessina andiamo a presentare la comunità cristiana di Vogogna, e qui ci troviamo nel cuore della cristianità di Vogogna. Dei cristiani saranno tre quarti, no? Che frequentano la chiesa, e frequentano una chiesa che è una delle più belle chiese che esistono nell'Ossola, in senso della cattedrale, no? Ci troviamo alla domenica proprio per celebrare un'Eucaristia che sia sempre più sinodale, no? Dove invitiamo le persone a partecipare, a sentirsi vivi, no? E non a subire la celebrazione eucaristica, perché abbiamo una celebrazione molto partecipata. Una chiesa dedicata al Sacro Cuore. Una chiesa dedicata al Sacro Cuore, ed è la prima chiesa della diocesi di Novara a essere dedicata al Sacro Cuore, e devo dire che il Signore ha fatto un miracolo in questa comunità cristiana, perché ha suscitato delle persone che noi ricordiamo sempre il primo venerdì del mese, il giorno del Sacro Cuore, che avevano proprio il cuore del Signore, il cuore grande e largo del Signore, no? Ne ha suscitate parecchie. Adesso è un po' il periodo un po' di stanzi, perché il Signore si è addormentato, non dovrebbe riprendere a far suscitare ancora queste persone che abbiano il cuore grande come il Signore. Però devo dire che nella nostra comunità esiste il gruppo di solidarietà, che è legato a uno di questi sacerdoti, Don Artimano, il quale aveva proprio questo grande cuore per i poveri, no? E ogni mese siamo un 18 persone, ognuno di noi dà la sua decima, ma nessuno sa quello che dà, e alla fine di questi 12 mesi le destiniamo, ecco, a beneficio degli altri. Una chiesa che esce dalla montagna. È una chiesa, Vogogna è un paese caratteristico perché ha due, diciamo così, simboli, no? C'è la chiesa del Sacro Cuore, enorme, si vedono dalla strada, e il castello, però sono diversi. Il castello sembra qualcosa che nasca dal basso, come un fungo, il simbolo della superbia, dell'orgoglio del paese, perché è un paese storico, ha avuto una storia questo paese. Invece la chiesa è qualcosa che esce proprio dalla montagna, la funzione di quella di generare, no? Di essere la madre, partorire figli, no? E poi è una chiesa che in particolare, perché è una chiesa fatta per educare le persone, è una chiesa che catechizza, e io continuo a catechizzare, perché nel 1800 la gente non sapeva leggere, la gente guardando impara il catechismo. E poi abbiamo i santi. E poi abbiamo i santi
che accompagnano, e c'è una caratteristica, perché tutti i volti di questi santi che appaiono sono volti reali, cioè il pittore ha preso una persona di Bogogna, l'ha messo lì e l'ha rappresentata lì. Nel primo, che ricorda il Sacro Cuore, no? Vediamo che il parroco Gesù è il volto del parroco del 1800, mentre la suora che lì è il volto della superiora. E mi è capitato, i primi anni che ero qua, no? Di vedere una persona che quando veniva in chiesa lei si estraniava e si metteva in un angolino là. E dice: ma perché, signora? No, perché sto guardando mia mamma. Quella persona lì è il volto di mia mamma, e tutti questi volti sono volti reali. Qui c'è anche una devozione per la Madonna Addolorata. La Madonna Addolorata, sì, e c'è una devozione particolare, è la festa patronale, quella della Madonna Addolorata. È conservata all'interno del vecchio borgo, no? Nella chiesa di Santa Marta. È una reliquia, diciamo così, preziosa. Dicono, che si intende, che è frutto di uno dei discepoli di Leonardo da Vinci. È un tronco vuoto che rappresenta l'Addolorata, la Madonna del 1500, e che guarda Gesù morto. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? La cittadinanza che si lascino aprire il cuore, che imparino ad avere il cuore grande come Gesù. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Bogogna. Adesso andiamo a conoscere alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Adesso abbiamo raggiunto la frazione di Bogogna e con Claudio Zellageddo, che è un consigliere comunale, andiamo a presentare alcune tipicità del territorio. Ma io inizierei subito a presentare questo luogo. Dove ci troviamo? Allora, ci troviamo a Genestredo, che è una frazione più ridente del comune di Bogogna, di antichissima edificazione, anche il nome un po' longobardo, c'è un'accezione longobarda. Siamo nel forno comunitario, che è stato recentemente restaurato anche grazie ai fondi del Parco Nazionale della Val Grande, di cui Genestredo fa parte. La struttura risale al XVII-XVIII secolo ed è stata riportata per quanto possibile a quella che era la sua funzione originale. E qui abbiamo avuto l'associazione del posto, che ha preparato anche tante cose. Andiamo a presentare i piatti che abbiamo su questo tavolo. Sì, è un sontuoso banchetto, direi, quindi cominciamo naturalmente dai salumi, quindi i salumi tipici del nostro territorio, dei nostri allevamenti. Quindi abbiamo dei salami, abbiamo delle moccette, delle pancette, dei lardi, del lonzino, e poi il nostro territorio è anche celebre, la nostra valle, la Valle dell'Ossola, per i formaggi. Quindi abbiamo i formaggi della Val Formazza, il formaggio puro di capra, che in questo momento ha un notevole rilievo nel mercato, anche per motivi, come dire, di salute e benessere, e poi anche a formaggi la Valle Vigezzo, un'altra valle a noi prossima. Proseguo nelle delizie culinarie, perché qui abbiamo una focaccia di Edi di una pizzeria al 39, una focaccia naturale con delle farine naturali, squisita, e poi arriviamo un po' a quello che è il piatto più conosciuto, direi, della Val d'Ossola, che sono i gnocchi alle castagne, anche perché le castagne sono da sempre state l'alimento per le nostre popolazioni, e quindi sono un piatto appunto che ha cubetti di grasso d'alpe, vengono aggiunti spezie, aromi, è un sapore veramente non solo autunnale, da provare. Naturalmente, essendo in Nord Italia, una polenta naturalmente di farina integrale, biologica, con salamini della macelleria del borgo, perché abbiamo anche qui una tradizione molto radicata dal punto di vista appunto dell'allevamento sia dei suini che dei bovini che degli ovini, quindi anche qui speziature, utilizzi di vino rosso per aromatizzarlo, lunghi tempi di conservazione, di valutazione, di apprezzamento. Poi abbiamo anche un altro piatto tipico,
E qui, come dire, svegliamo un po' un segreto, un mistero, che è il gorgonzola di un'azienda agricola, la Stella Porteia di Anzola, che è un paese, un borgo che si trova quasi davanti a Vogogna, al di là del nostro fiume che si chiama Latoce, un formaggio che viene utilizzato insieme alla polenta. E poi non possono mancare i dolci, le ofelle, un dolce di antichissima fattura, già nell'antica Grecia veniva utilizzato, le ofelle della pasticceria Valentino, e sono articolate, aromatizzate col mirtillo, con il cioccolato e anche qui farina di segale, perché la farina di segale integrale è stata veramente la coltivazione tipica delle Alpi. Quasi per finire abbiamo i vini ossolani, che sono uno schieramento di vini rossi a partire dal Prunente, un vino del 1300, che è stato ripreso nel 1985 come coltivazione. Poi naturalmente abbiamo una produzione di vino bianco, la ghera, e dei rosé, basine e quant'altro, che sono gusti veramente per i palati più fini, veramente veramente esclusivi, direi. Ma non è finito naturalmente il desco, perché abbiamo anche una produzione di amari, delle nostre erbe alpine, di GNP e il celebre fil d'affaire, che appunto trova nel Monte Rosa proprio la sua scaturigine. Ma che cos'è Vogogna per lei? Allora, io sono la mia famiglia è della Valle dell'Ossola, però non sono nato a Vogogna. Però è un luogo di incredibile fascino e garbo per chi ama la storia, le tradizioni. Siamo un borgo di frontiera, siamo incuniati nel centro dell'Europa e quindi ci sono molto i motivi per una fascinazione. Infatti abbiamo tantissime persone che decidono di trasferirsi proprio nel nostro borgo. Grazie al signor Claudio, e quindi noi ringraziamo i produttori, i ristoranti, l'enoteca, quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo banchetto, come ha detto lei. Poi ci sono anche le associazioni, perché so che la polenta è stata preparata da un'associazione qui della frazione, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il castello per scoprire questo bellissimo monumento di Vogogna. Adesso ci troviamo all'interno del castello di Vogogna e con Alice Casili dell'Associazione Culturale Ossola Inferiore andiamo a presentare questo splendido monumento, che è un po' il simbolo di Vogogna. Sì, il castello è stato edificato a nord-est del borgo, è nato come strumento di difesa e di vedetta ed è un punto strategico del borgo. Pare datata all'XI secolo la torre quadrata del nostro castello, che attualmente ospita una mostra sugli ordigni bellici di Leonardo da Vinci, a cura di Luigi Manera, un associato dell'associazione. Intorno al XIV secolo Giovanni Visconti, vescovo di Novara e signore di Milano, si è occupato di ristrutturare il nostro castello e ha rafforzato la rete difensiva del Ducato, di cui Vogogna faceva parte. In particolare si è occupato di realizzare un nuovo corpo di fabbrica rettangolare e una torre semicircolare che ospitava le prigioni. Le prigioni sono quattro, sono dotate di doppia porta e doppia inferriata a protezione. La vita del prigioniero non era affatto semplice, infatti le celle erano buie, anguste e maleodoranti. Il cibo veniva consegnato attraverso le aperture delle inferriate e i bagni erano dei semplici buchi dietro le porte delle celle in un angolo. Dal 1446 Filippo Maria Visconti concesse il feudo di Vogogna a Vitaliano Borromeo. Quello borromaico fu un periodo felice per Vogogna e anche per il castello, infatti lo migliorarono nell'ambito difensivo ed alcune migliorie esterne. Nel castello di Vogogna, nel periodo borromaico, era a distanza il grosso dell'esercito ducale, che nella battaglia di Crevola sconfisse gli invasori e i confederati nella famosa battaglia di Crevola del 27 e 28 aprile 1487.
Successivamente i Borromeo persero il feudo sull'Ossola Inferiore e quindi la giurisdizione. L'Ossola Inferiore passa sotto la Repubblica Cisalpina. Quindi Vogogna diventa territorio comunale. Il comune concede a una nobile famiglia vogognese, Lossetti, l'affitto del castello. All'inizio degli anni 90 cominciano i lavori e nei primi anni del 2000 il castello viene aperto al pubblico e reso ufficialmente museo. Visitando il nostro castello, al piano terra, dove originariamente erano situate le cucine dei soldati, troviamo una mostra dedicata al mondo celtico. In particolare, il nostro maniero ospita un prezioso reperto archeologico, la testa di Dresio, rinvenuto sul sagrato di un'antica chiesa, la chiesa di San Pietro di Dresio. La scultura era murata in una fontana da cui fuoriusciva dell'acqua considerata popolarmente salutare. I baffi ad ancora la caratterizzano come una testa virile, mentre le incisioni sulla fronte, che partono dalla base del naso, rappresentano delle foglie. Tutti questi elementi la testimoniano come una testa celtica, quindi intorno al III-II secolo avanti Cristo, quindi seconda età del ferro. Poi abbiamo anche altri ambienti. Sì, salendo al primo piano, dove originariamente trovavamo le camerate dei soldati, ospitiamo due esemplari di lupo imbalsamato, in particolare il lupo di Vogogna, rinvenuto sulle rotaie del treno di Prata, una frazione di Vogogna, nel 2011. Coincidenza vuole che una leggenda popolare narri di un re con delle sembianze di un lupo, che nel periodo di carnevale sfili nelle vie del borgo con la sua corte. E che costume indossa lei oggi? Perché vedo un costume dell'epoca. Sì. Io sono una volontaria dell'Associazione Culturale Ossola Inferiore, ACOI, e sono vestita da popolana e quindi in abito d'epoca. Che cos'è Vogogna per lei? Beh, Vogogna per me è casa, perché ci abito, la vivo proprio, mi piace partecipare agli eventi pubblici, do una mano nel volontariato e quindi mi piace un po' vivere il mio paese. Grazie Alice, noi restiamo sempre qui nel castello. Adesso andiamo ad incontrare l'assessore al turismo del comune di Vogogna. E chiudiamo la nostra passeggiata a Vogogna con l'assessore al turismo e spettacolo Davide Casarotti, perché dobbiamo presentare anche le manifestazioni che ci sono a Vogogna nel corso dell'anno. Vogogna la racchiuderei, diciamo, in un rapporto tra innovazione e tradizione. La forza di Vogogna risiede molto nelle sue associazioni che rendono questo paese vivo, nonostante le poche persone che lo abitano. Vogogna si popola già a partire dall'inverno, sotto la stagione di Natale, fino ad arrivare al carnevale e l'inizio anche con la stagione sportiva, oltre che calcistica con la società calcio, anche con i trail invernali, il boulder ad esempio sulle mura del castello e ancora più in generale con le corse sportive durante l'anno. Fino ad arrivare poi alla stagione estiva con proprio le mostre che il castello fa susseguire, dalla fotografia ai poster del cinema d'epoca, arrivando fino anche a esposizioni di quadri di artisti locali. Soprattutto il punto forte sono le ricostruzioni dal punto di vista storico, oltre che il cinema all'aperto sempre qui nei giardini del castello, o anche solo le serate a tema street food che abbiamo iniziato a realizzare negli ultimi anni, proprio perché ci teniamo a rendere Vogogna un paese giovane e allo stesso tempo che è in grado di saper rinnovarsi anche nelle sue tradizioni. La stessa associazione di San Martino, che oggi ha a Genestredo saputo, diciamo, dare nuova linfa al borgo storico, ancora oggi storicamente rievoca le celebrazioni a San Martino fino a novembre, quindi è proprio una stagione che non si ferma mai, grazie anche ad esempio alla nostra fiera d'autunno ad ottobre. Quindi abbiamo veramente un parco eventi molto importante e che le persone apprezzano sempre di più, quindi questo è davvero incoraggiante per una meta che è sì di passaggio, ma che sicuramente fa tornare le persone a Vogogna. Proprio per questo avete avuto tanti riconoscimenti?
Noi infatti, oltre che far parte della rete del Touring Club, siamo uno dei borghi più belli d'Italia ed è fiore all'occhiello nella zona dell'Ossola, proprio perché al di là dei collegamenti che abbiamo appunto con le valli e il lago, non siamo abbandonati, ecco, all'interno di questa rete turistica, siamo un punto di riferimento. E ho visto che proprio dal centro storico partono tantissimi itinerari. Sì, noi addirittura possiamo raggiungere la zona di Marona, sopra Vogogna, partendo sempre a Genestredo. Ci sono diversi trekking organizzati sui sentieri geologici dal Parco Val Grande, che ci permette dunque di avere anche una comunicazione diretta con i paesi limitrofi come Premosello. Quindi noi siamo veramente contenti di questo. Parlavamo di giovani e spesso si parla dello spopolamento dei piccoli borghi, però lei è un esempio al contrario, perché è un giovane che sta studiando a Milano, lavora a Milano, però è in amministrazione a Vogogna e intende comunque vivere a Vogogna. Vogogna vuol dire anche saper ritornare nei posti dove si è cresciuti, vuol dire la mia infanzia. È bello anche sapere che questa infanzia non scompare, che rimane presente e che comunque può dare anche ai ragazzi più giovani di me un'idea di futuro, che secondo me non è scontata oggi, soprattutto in un paese così piccolo e così sperduto. A tutti ho fatto fare l'invito, a questo punto siamo in chiusura, l'invito dell'assessore al turismo. L'invito è sicuramente quello di poter scoprire una realtà come Vogogna, perché va scoperta, è sicuramente una fuga dalla monotonia della vita, che può essere quella di tutti i giorni, dal caos della città. Qui si trova sicuramente la pace e un modo per legarsi alla cultura e alla natura, che non è assolutamente da sottovalutare. Grazie assessore, e quindi Vogogna vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate a Vogogna, antica capitale dell'Ossola Inferiore. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Aspettiamo a Bologna!